Buongiorno, sono Alessandro Molteni e sono l'archivista responsabile per il NUA dell'archivio storico del comune di Sydney. Cos'è un archivio? Un archivio è quell'insieme di documenti che un soggetto, pubblico o privato, produce, raccoglie, acquisisce nel corso della sua storia. L'archivio quindi è la storia di quel soggetto, ma nel caso degli archivi comunali è la storia della comunità che in quel luogo ha vissuto e si è formata. E dunque l'archivio, storia collettiva e delle singole persone di un paese, talvolta persone celebri, molto più spesso persone comuni, ma non meno importanti. E quando si parla di storia si intende ogni suo aspetto, storia politica, sociale, economica, statistica, artistica, militare e religiosa. E cosa fa l'archivista? L'archivista è colui che riordina un archivio non ordinato, è colui che gestisce i flussi di entrata e uscita dei documenti in un archivio, ma è anche un mediatore per l'utenza, che sia di specialisti o di neofiti, nel senso che offre quegli strumenti, quali inventari, database, repertori, elenchi, che sono fondamentali per svolgere una ricerca all'interno dell'archivio. E insieme a questo offre anche quei pareri e consigli che sono utili per muoversi all'interno dell'archivio, perché ogni archivio è diverso dall'altro. L'archivista, insomma, è colui che gelosamente custodisce le carte e altrettanto generosamente le mette a disposizione. Proprio per questo vi aspettiamo all'archivio storico di Sydney per scoprirne i suoi tesori. A presto!